delegato, passo la parola all'altro visitatore delegato della giornata, ingegner Cogliani, che è il raffinatore, l'amministratore delegato della Raffineria. Raffinatore, me ne vanto, un bellissimo lavoro. Innanzitutto ringrazio una partecipazione così forte di autorevoli rappresentanti di Palcare e Giovanni. Questo non ci può fare altro che piacere, perché vuol dire che tutto quello che facciamo qui dentro viene preso in considerazione della dignità che facciamo noi. E vorrei fare qualche considerazione addizionale a quello che ha detto il Giovanni Bandiera, che ha toccato l'argomento principale, che è quello del leitmotiv di oggi, cioè la cultura. Noi dobbiamo essere attenti, pensavamo di essere sempre stati attenti, ma evidentemente non abbiamo fatto abbastanza, quindi è giusto che miglioriamo le nostre prestazioni in questi termini. La trasparenza è fondamentale che noi vogliamo vivere profittamente all'interno delle comunità che ci ospitano. Questo vuol dire dare lavoro di qualità, sottolineerei di qualità, specializzazioni che ci sono all'interno della raffineria, con tutte le altre aziende che lavorano. Una cosa importante da dire è che noi non abbiamo soltanto dipendenti nostri oltre 350, ma abbiamo tantissimi interlocutori, possiamo chiamare contrattori, collaboratori, possiamo chiamare colleghi che portano il numero delle persone che portano il numero delle persone. È facile fare alcuni esempi, possono essere autisti che sono molto specializzati. Si può toccare anche il porto, qui il presidente dell'autorità di sistema portuale, che sfugge un antico oggetto, per il quale noi siamo clienti grandi e siamo anche dei fornitori. Noi generiamo circa il 45% del business in porto, e quindi questo interloquire con diversi collaboratori piuttosto che non colleghi di lavoro, piuttosto che non enti che ci aiutano a lavorare, è una cosa fondamentale, quindi è anche essere aperti. Essere aperti cosa vuol dire? Vuol dire condividere serenamente quelle che sono le nostre prestazioni. Le nostre prestazioni non sono parole ovviamente api, ma sono numeri riscontrabili su tutti i siti disponibili del Ministero, piuttosto che dell'AFAM, sono molto molto positivi, sia dal punto di vista di sicurezza, che è uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema. Infatti noi siamo tra le aziende che hanno un inconveniente in termini di incidenti, in termini di giorni persi lavorativi, di tutto il comparto industriale. Questa è una verità assolutamente trasparente da condividere. E siamo anche senza ombra di dubbio, dal punto di vista di militare, che se ne possa pensare, posizionati molto bene. I numeri ufficiali dimostrano tranquillamente che la raffineria di Falconara, nel, diciamo così, panorama italiano, è sicuramente una delle migliori, se non addirittura la migliore. Possiamo anche paragonarci con l'estero, con delle raffinerie europee che vivono in un contesto simile al nostro. Si ripete la stessa cosa. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Trasparentemente, con l'aiuto delle autorità che ci controllano, il governo, con la spinta, per esempio, come il sindaco Simonini, che non ci muove un attimo, ci stimola a fare cose che l'amministratore Daniele Bandiera ha citato. Abbiamo speso tanti soldi per migliorare le nostre prestazioni ambientali. Si percepisce che le cose sono migliorate, ma andati al di là di quelle che sono le prescrizioni legislative piuttosto che locali, i risultati si vedono. Spero che vengano anche apprezzati. Sono convinto che la collaborazione che abbiamo ormai cominciato per diverso tempo proficua, anche con l'ARPA, riusciremo tramite anche gli strumenti che abbiamo messo in campo, come l'applicazione che consente a tutti i cittadini di segnalare qualora ci fossero dei disturbi, come altre cose che stanno per arrivare, tipo una serie di nuovi monitoraggi dell'aria che apre la raffineria consolidierà e che darà la possibilità di inseguire ulteriormente il controllo, e siamo convinti che queste
cose sicuramente possano portare a dei risultati. Siamo anche contentissimi che i nostri, tra virgolette, consentitemi, controllori siano spesso qui da noi. Ci fa molto piacere perché non abbiamo nulla da nascondere, ci stiamo dicendo molto assolutamente, vogliamo trasparenza, la vogliamo, e vogliamo anche, però desidereremmo, diciamo, che i nostri controllori giustamente ci redarguiscano quando qualcosa non va bene, ma riconoscono anche quando ci sono dei problemi e lo comunicano alla popolazione in modo tale che anche la popolazione non sia rifiutata. Questo sarebbe un auspicio, qualcosa che noi dovremmo vedere attuato. E siamo convinti che cose come quelle che stiamo facendo oggi fanno benissimo. Fuori vedrete, se avrete desiderio di fare un giro di raffineria, vedrete tanta gente, non sono solo nostri dipendenti, sono nostri dipendenti con le famiglie, ma sono anche nostri collaboratori che vengono e mostrano con orgoglio cosa c'è qui. E diranno i loro figli con orgoglio, qua sono anche io, quello che tiene in piedi tutto questo nostro impianto in questo. Un momento di orgoglio, di condivisione, di completa apertura, che credo possa essere, se non la prima pietra, perché è stato fatto tanto nel passato, un punto di ripartenza per poter avere un rapporto di collaborazione ancora migliore tra noi, i nostri laboratori dipendenti e autorità. So che ci sono stati tanti passi, già ricordate le bandiere, abbiamo fatto, chiamiamolo così, degli accordi, dei protocolli, sia con il Presidente Chiaroni, sia con la Regione Marche, vedo l'assessore Bora che ci ha dato una mano, che ci darà una mano per proseguire questo percorso, per cui tutti questi componenti sono convinti che ci daranno un modo di avere un futuro più sereno, più solido. Quindi, il profilo, ma, grazie.